Tra cavilli burocratici vari arriviamo all'oggi. Il presidente brasiliano Michel Temer, in grande difficoltà, valuta di scaricare lo scomodo ospite. Battisti allora prova a scappare in Bolivia, ma viene bloccato e, come abbiamo visto, subito rilasciato per ordine di un giudice, José Marcos Lunardelli, che smonta le accuse a suo carico. Lunardelli è un giudice fedelissimo dell'ex presidente Lula e affiliato al Partito dei Lavoratori. L'estradizione data per certa ancora una volta si allontana e Battisti, almeno per ora, assapora il gusto della libertà e della birra. Battisti è stato condannato all'ergastolo sulla base di processi che non stanno in piedi, sulla base semplicemente della testimonianza di un pentito che ha avuto, peraltro, avendo commesso gli stessi delitti di Battisti, ha scontato 8 anni di prigione anziché l'ergastolo, e ha accusato Battisti e l'ha coinvolto. Non c'è nulla di questi processi che si regge in piedi. Ora, Battisti può essere colpevole di quello che volete, ma quei processi non si tengono in piedi, quella legislazione italiana non si tiene in piedi, e non a caso Battisti non è l'unico che sta fuori d'Italia e non ce lo ridanno. Sono 50, l'ha scritto l'altro giorno il giornale, ci sono 50 italiani condannati per lotta armata e non ce li danno perché non è così secondo Mughini. Poi vado da Feltri, perché Feltri ha scritto su. gli avvocati di Battisti avevano fatto, mi pare nel 2004-2006, ma non cambia nulla, una sorta di appello, di ricorso al Tribunale Europeo per i diritti eccetera eccetera, dicendo questi processi, e come dice l'ottimo Piero Sansonetti, non valgono nulla. Il Tribunale Europeo gli ha detto non dite sciocchezze. Erano processi, è vero, fatti nel momento di maggiore emergenza dell'agguato terrorista al nostro paese. Sono stati processi fatti in contumacia, ma d'altra parte, se ma tu non ti presenti, prove, mi fai finire. Senza prove. Stavo mi discutendo con te. Allora, sono processi che hanno, quanto alla voce, all'accusa, come asse un pentito che era un amico stretto di Battisti, che lo aveva fatto fuggire dal carcere, che non aveva nessun motivo palese per avercela con lui, non aveva nessun motivo per dire che era stato lui a sparare al maresciallo Santoro e non Nicola Porro. Poteva dire balla per balla che era stato Nicola Porro, no? E invece lui ha detto, ma lo ha raccontato per filo e per segno, come ha sparato a Santoro. D'altra parte, se lo vedi e se lo ascolti, non è che lo puoi scambiare per un filologo dell'antichità. Lo vedi, ci ha scritto in faccia, ma un delinquente di Giampiero, strada. Non si può condannare uno perché l'hai visto in faccia. Non ho detto lo sai questo. Meglio di me. Non ho detto. Lo sai meglio di me, se lo guardi aiuta. In faccia, io sai quanta aiuta. Gente condanno. Aiuta. Ma non aiuta per aiuta. Niente. Vittorio ci Feltri. Vogliono le prove, voi non mi avete mai detto una prova, tranne la testimonianza di un pentito che l'ha fatta diversamente franca. Da te. Tranne un caso. Non c'è nessun riscontro ma oltre alle accuse dei pentiti. Questo, ho avuto confronti con i magistrati che li hanno perseguiti. Non ci so, ho letto i loro libri. Non ci sono riscontri. Ma cosa c'entra 70 giudici? Non ci c'entra. Sono riscontri, sono stati processi sommari, Dio senza mio. La difesa. Sentiamo senza cosa riscontri. Pensa. Che cosa no, che Battisti è odioso, è antipatico, brinda, dice stupidaggini, no, è un imbecille. Quello che vi pare. Ma voi è mi un dovete dimostrare. È un delinquente di strada. Voi mi dovete dimostrare. Non voi. Naturalmente, ma o si dimostra che ha commesso quei delitti o non c'è niente da fare. Oppure è successo santo. Che i francesi hanno detto di no, i messicani hanno detto di no, i brasiliani hanno detto di no, per altri, ma tre gradi per di altri, giudizio in Italia gli hanno dato torto, per questo altri è il tema. Qua noi sai che abbiamo grande passione, ma io parlo anche un po' insomma, per il nostro programma abbiamo grande passione nei confronti delle garanzie degli imputati, ma qua non si tratta di un imputato, si tratta di una persona condannata 3 volte. Cioè la tua analisi è un'analisi storica a questo punto, però che ce l'ha con la magistratura italiana, ma se viene condannato per parlo di questo caso non specifico. C'è nessun riscontro alle dichiarazioni ma dai, ma dei pentiti dire questo, i pentiti ma sono stati considerati Dio. Prove sulla base della ma legislazione non puoi dire d'emergenza. Questo, queste sono frasi da comizio, non sono frasi sostenibili. Torreggiani, il figlio di una delle vittime che per una pallottola vagante... Vabbè, ma quella l'aveva sparata il padre, quella pallottola, per evitare equivoci. Quella pallottola che ha colpito alla schiena era una pallottola di rimbalzo sparata dal padre che si difendeva, bada bene, da assassini che non erano Battisti. Che non erano Battisti. Sì, sì.
Lui non sarà il mostro su tutti, è vero che sono 50 in giro per il mondo, è verissimo, ci sarà però ragione. Insomma all'aria giuridicamente di non essere un galantuomo, no, ma non è comunque possibile. Anche da quello che scrive, da come ragiona, da quello che scrive, da come ragiona. Io non... La storia dell'appello del 71 degli intellettuali è un'altra storia, ho già litigato una volta con Feltri. Uguale, non, no, se volete ne parliamo, ma insomma stiamo a Battisti, io peraltro ero abbastanza piccolo nel 71, poi sono cresciuto e non potevo firmare perché purtroppo... Non è vero che c'è una simpatia degli intellettuali di sinistra, non è vero. Scusami, io ti dico questo, io stavo all'Unità in quegli anni, facevo il giornalista dell'Unità, mi ricordo molto bene, nell'80-81 io facevo la notte all'Unità e quando tornavo a casa stavo attento a come tornavo a casa, perché i giornalisti dell'Unità erano bersagli, come lo era Feltri, che era un giornalista del Corriere della Sera, eravamo bersagli, quindi non ho nessuna simpatia per Piero, loro. Ma non mi hanno buttato fuori dall'università, quello che vuoi, però resta la questione fondamentale, non c'è nessuna simpatia degli intellettuali di sinistra per Battisti. Bernard-Henri Lévy. Mi sono battuto per chiedere dove sono le prove della colpevolezza di Battisti, nello stesso modo in cui mi sono battuto per chiedere dove sono le prove della colpevolezza di Mambro e Fioravanti, che invece erano di estrema destra, per la strage della stazione di Bologna. Non ci sono prove né per Mambro e Fioravanti né per Battisti. Poi ognuno può avere più simpatia o meno simpatia per l'uno o per l'altro. Ognuno può prendere a schiaffi la faccia di Battisti perché è una faccia da schiaffi, come dice Mughini, ma un'altra cosa è la giustizia. La giustizia italiana deve fare i conti con quegli anni quando ci sono stati mise avanti processi. La necessità di combattere dei fenomeni che erano da combattere con lo Stato di diritto. Nove processi, non uno, non nove. Non diciamo cose.